Ancora, altre due persone? Vediamo se ci sono. Prego, venga. Volentieri. E poi di qua chi ci abbiamo? Qualche volontario? Questo signore qui con gli occhiali? Dai, uno fatemelo scegliere a me, no? Dai. Come no? L'unico che ho scelto io mi ha detto di no. Ah, sì, come no? Uno, due, tre, quattro. E arriva il signore, cinque, giusto? Dov'è? Abbiamo perso. Ludovica, vedi un po', fagli strada perché c'era un... Eccolo, però no, la scaletta sta dietro. Ma sì, no. Allora, facciamo... Oh! Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo. Alessandro, Gensi, Angelo. Angelo. Oh, mi devi seguire. Non lo so, non ci credo. Di chi è l'accendino? Adesso lo diciamo a tutta la piazza. Poi se qualcuno lo cerca sta qui, eh. Allora, Angelo. Amedeo. Amedeo, buonasera Amedeo. E poi? Cristian. Cristian. Allora, se io mi dimentico i nomi, voi suggeriteli, eh. Allora, perché vi ho fatto venire qui sul palco con me? Perché io volevo raccontarvi la storia della mia vita. Che bello, da quando ero piccolina, piccola, però siccome non sono bravissima a fare le imitazioni, allora ho chiamato voi che siete bravissimi a fare un po' di mimo, vero Angelo? Alessandro? Ci proviamo. E praticamente dico così mi possono aiutare, tipo per esempio, vieni se ci proviamo, vieni Alessandro, guarda, guarda Angelo, subito disponibile, grazie, vieni Alessandro, vieni, siediti qua, vai, seduto, noi facciamo un po' di spazio, ancora un po' di spazio qui, grazie. Un po' meno barbuta, vero? Un po' di meno. Ero una bambina come tante altre, quindi sai, mi piaceva giocare. Urrà! Fai vedere, con le manine si fa urrà. Urrà! Ecco, così, eccetera. Però, sai, qualche volta anche piangevo. E tante volte schiacciavo anche qualche pisolino. Addirittura russare, dai, non è che russavo proprio, però insomma, l'unica cosa che mi differenziava dalle altre bambine era che i miei genitori mi diedero tra le mie manine, fammi vedere le manine, un mazzo di carte. Eh sì, e vieni Vale? Un mazzo di carte che adesso io, baby Eleonora, ti mostrerò. Allora, 52 carte, una diversa dall'altra, giusto? Guardale attentamente, fammi vedere il tuo ditino, eccolo qua. Allora, baby Eleonora, mi vuoi indicare una sola di queste carte? Questa? Ok. Allora, devi tenerla ben stretta lì vicino a te. Allora, baby Eleonora ha scelto una sola carta di 52 carte. Però io, sapete, quando ero piccolina non è che giocavo solo con le carte. Mi piaceva anche ballare, come avete visto. E quindi ho iniziato, sai, da cucciola, proprio piccola. Voi sapete ballare, Angelo, visto che sei così disponibile? Sì. No, ma qui che carino, Angelo, guarda, dice sempre sì, tutto a posto, sì. Meraviglioso, guarda, me lo porto a tutti gli spettacoli, va bene? Lo portiamo a tutti gli spettacoli? Allora, praticamente, un po' di musica ce l'hai? Adatta un po' per questa occasione? Vai, mettimela, vediamo, sentiamo se è la musica giusta. Allora. Sì, guarda. Cristian. Quinta posizione, perfetto. Allora, perché sapete, a me piace molto la danza classica, no, un po' di musica, un po' più, io non la sento, forse non ho la spia, ecco, sì, vai, Gran Batman, lo facciamo,
perfetto. Cambrè, ho detto, ma che è? Oh, ma no, stop, scusa, stop. Allora, Angelo, no, scusa un attimo, scusa. Angelo, allora, io per musica, per danza, non è che intendevo tutta quella roba lì che avete fatto, mi è venuta benissimo, te lo facciamo un applauso. Sali bravi, tutto sommato, più nel ballo del qua qua, che non è esattamente quello che volevo, anche perché, insomma, forse tu li hai visti conciati così e hai pensato di mettere il ballo del qua qua. Ma meno male che c'erano le carte. Eh sì. Baby Leonora ha scelto una sola carta di 52 carte, che è questa. Baby Leonora, vuoi guardare all'interno del tuo pannolone? Sì, vai. No, il pannolone, apri. Oh, fermi tutti. C'è una sola carta che io ho posizionato prima di iniziare lo spettacolo. Vogliamo far vedere qual è? Vai insieme, Baby Leonora. 1, 2, 3, 2 di quadri. Grazie Baby Leonora, ti libero perché insomma, poverino. Allora, vieni qui. Tu sei sposato? Sì, Amedeo. Amedeo, dov'è la signora? Come si chiama? Gabriele. Ma Gabriele è gelosa? Sì, ma insomma no, chi lo sa? Sì o no? Gabriella, sei gelosa? Ma dov'è questa signora? Ah, quella là sopra. Ma vado tranquilla, posso fare tutto quello che voglio, Gabriella. Allora, no, sai perché, Gabriella? Io questo pomeriggio ho organizzato con Amedeo un appuntamento al buio, io... Perfetto. Andro? La prima volta. James? La prima volta. Ok, vai Angelo? Prima volta. Ok. Un po' di musica, grazie ad Atta. Sembra che l'esperimento sia riuscito. Allora, volevo fare una piccola premessa. Innanzitutto ai bambini che stanno dormendo. Adesso giochiamo un po', li abbiamo un po' addormentati, ok? Quindi state tranquilli perché stiamo giocando. Ok, bimbi? Ok.
E per gli altri state tranquilli perché è tutto sotto controllo. Sono 10 anni che esercito questo tipo di esperimento, anche se avranno atteggiamenti particolari al risveglio, non vi preoccupate perché è tutto sotto controllo. Conterrò fino a 3. Al mio 3 Christian si sveglierà. 1 2 3. Oh, vieni piano piano. Che c'hai? No, girati. Che c'hai? Mi prude. Ma ti prude che? No, ti... no, no, che ti prude? Scusa, che... no, che ti prude? Ma che te, che è Bucci? Ma come Bucci? No, scusate, ma come avete messo lì così? No, dai, veramente, veramente. Le piattole. No, dai, Cristian, non scherzo. Cioè, veramente tu senti, vabbè, ti aiuto. No, tu sei veramente senti... tipo che pizzica? Un prurito. Io non so, no, non credo che sia il caso qua adesso in piazza, ma perché proprio ti dà fastidio? Cioè devi toglierti per forza sta roba perché ti dà fastidio? Cioè proprio ti senti che ti dà fastidio? Tutto. Ma tu ci sta passando adesso, no? Cioè ti passa? No, cioè dimmi. Tutto? No, i pantaloni no, eh. No, stop. No, i pantaloni no. Cristian! Oh! Tutto a posto? Sei passato un po' il prurito? Ok. No, perché volevi sbottonarti i pantaloni, Cristian. Tutto bene? Non è che senti ancora... Non senti più niente? Poco, però sta passando. Sta passando. Ah, meno male. Che dici, ci vogliamo rivestire? Forse è il caso, guarda. Vieni, mettiti qui vicino un attimo a Chiara, da questo lato. Perfetto, Chiara, prego. C'è il bauletto lì, tienilo. Ok, grazie. Allora, conterò fino a 3, vado a svegliare Alessandro. 1 2 3. No, fermo, stop. Che c'hai? Vieni qua. Che c'hai? Brucia. No, brucia che? Il pavimento. Vieni qua, fermo. Il pavimento. Brucia, ascolta. Dove? Fammi vedere dove. Cioè, qua, là. No, non posso dire, cioè, Alessandro, scusa. No, secondo me, era quel punto là. Dai, ci sediamo qua. Secondo me qui non scotta, va. No, seduto, ok. Scotta. Cioè, pure là, scotta. Gliela diamo una sedia, Alessandro, dai, facciamolo sedere sulla sedia, vieni qua. Non andare lì dietro, stai tranquillo che non ti scotta. Guarda, questa l'ho presa qui, era della giuria, quindi non me la sono portata da casa, eh? Ok? Vai, no, siedi tranquillo. No, siedi. Siediti tranquillo. Brucia. Cioè, Cristian. Ma che ne so, boh, vieni qua, scusa, siediti un attimo, ancora ti stai vestendo, e ti ci vuole un anno e mezzo a te, tutto a posto? Sta bene. No, ok, scotta? Leggermente. Dai, su, veramente. Sì, prova? Ma io, vabbè, fammi, togliti, non scotta, Amedeo, scotta secondo te? No, dai, seriamente, scotta. No. No, dilla loro. Non scotta. Alessandro, non scotta. Vai, siediti tranquillo, l'ultima volta, se no poi stai in piedi. Non dare le spalle al pubblico, vai, che brutto. Oh.
vabbè, vabbè, statene in piedi. Valentina, dai, andiamo a svegliare loro perché Angelo... Allora, conterò fino a tre, Angelo si sveglierà. Uno, due, tre. Oh, uno normale. Angelo, che fai? Vado in bici. Si stancherà prima o poi, no? No, senti, Angelo, scusa, ma questa cosa qua, che cos'è? Vieni, che cos'è questa? Come si sale? Fammi vedere, così forse? Vai, sali. Siediti, siediti. Uno si siede in bici, no? Ok, stop. Allora, segui la mia mano, Angelo. Vai, seguila. Segui la mia mano, vai, destra, sinistra, tu segui sempre la mia mano dove la vedi, eh? Destra, sinistra, sinistra, destra, dove sta la mia mano, uguale, seguila, 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 stop. Conterò fino a tre, al mio tre James si sveglierà, uno, due, tre. Tutto bene? Dove? Girati. Ok. Io penso sai che cosa James si è alzato l'altro qua, no, non lo so che poteva fare giù, ma ancora secondo me c'è paura. Allora, adesso tra poco loro scenderanno tra di voi. Vi chiedo di lasciarli tranquilli solo 5 minuti. Poi tra 5 minuti gli fate tutte le domande che volete. Ok? Uno. Due. Tre. Tutto a posto, sì. Bene, bene. Basta che stai benissimo. Allora, vieni. Vogliamo far fare un applauso grande al nostro Christian. Un mini ricordo per te in occasione di questa serata trascorsa insieme. Ciao Christian, un bacio. Puoi accomodarti, puoi scendere, grazie. Un applauso grande per Alessandro. Bravo! Ciao Ale, grazie. Prego, puoi accomodarti. Il nostro Amedeo. Bravo! Ciao. Per te. Tutto bene Angelo? Sì. Un applauso per Angelo. Grazie. Prego. Ancora, infine, Jamesy! Oh, dai, te l'ho imparato un po' sto nome, no? Pensate di no, eh! Prego.
Grazie mille. Poi accomodati di qua, c'è la scala se vuoi.